Buonasera e ben ritrovati da Riccardo Borgio con una nuova puntata di Cartellino Verde. Tanti temi che abbiamo trattato in queste settimane e tanti temi che tratteremo sempre di attualità sportiva con un occhio alla giurisprudenza, quello anche che accade nelle aule di tribunale e soprattutto poi nel lato sportivo ma Uh, più uh, diciamo, legato al regolamento ai regolamenti e uh, cosa dicono uh, le norme quest'oggi questa sera parleremo appunto di un evento a livello internazionale forse il più seguito uh, del pianeta parliamo dei mondiali uh, di calcio che uh, quest'anno in questa Edizione si svolgeranno per la prima volta in assoluto d'inverno nel mese di dicembre, invece di esserci la consueta pausa uh, invernale dei campionati e andranno in scena proprio i mondiali in Qatar uh, 2022. E per analizzare. Questa manifestazione da un lato non puramente sportivo, ma da quello che è stata poi la costruzione di questi mondiali, come si è arrivato alla scelta del paese e soprattutto quali sono state le ripercussioni a livello sociale ed umanitario di un evento così grande e così anche tanto criticato. Ne parleremo con un ospite in collegamento Skype, l'avvocato Antonio. Zoccali, buonasera avvocato. Buonasera, buonasera Riccardo. Ecco avvocato, io eh, partirei no, andando a fare una fotografia chiaramente di quello che è il paese, il Qatar, perché eh, siamo stati chiaramente abituati negli anni a eventi a livello internazionale, parlo di Formula 1, di MotoGP, però diciamo un impatto mediatico come quello dei mondiali di calcio è sicuramente diverso. E a noi italiani, a noi europei, eh, all'Occidente, arrivano no, dei messaggi da quel paese e delle notizie. Ecco che paese è e di cosa stiamo parlando, appunto? Allora, sì, intanto chiariamo appunto che quando parliamo di Qatar ci riferiamo a un eh, piccolissimo stato della penisola arabica, eh, per intenderci, la cui superficie è poco più grande di quella dell'Abruzzo con una popolazione di circa 2 milioni e mezzo di abitanti, quasi tutti concentrati in una, eh, in una sola città, eh, la capitale Doha, eh, di cui solo il 10% sono eh, cittadini, il resto sono migranti, sono dei lavoratori poco qualificati, eh, provenienti dal sud-est asiatico prevalentemente, impiegati quindi nel settore delle costruzioni, e eh, dei servizi, e eh, dunque diciamo, manovalanza particolarmente preziosa eh, per l'economia del paese. Del paese il Qatar è un emirato, quindi ciò di fatto è una, eh, una monarchia assoluta. In cui non esistono partiti politici, non esistono elezioni, la giustizia è amministrata secondo la legge islamica, la cosiddetta legge della, eh, della sharia, per cui l'omosessualità è reato, bere bevande alcoliche eh, eh, ed essere ubriachi nei luoghi pubblici è reato, l'adulterio è reato, per cui tradire il proprio partner è, pu è punito insomma, con la fustigazione quindi con 100 frustate e eh, se si è fortunati, spesso si viene addirittura condannati a, a, a morte. La fortuna del Qatar dal punto di vista economico eh, diciamo, è rappresentata, come un po' tutti quelli, eh, insomma, gli stati di quell'area, eh, quell l'area del Golfo, dagli enormi giacimenti di petrolio e gas eh, naturale. Eh, diciamo, nel complesso si tratta di un paese in grande ascesa, in costante diciamo, espansione eh, edilizia e, e turistica. Ecco, diciamo che eh, chiaramente le premesse sono ottime no? eh, da... La questione legata all'ascesa del paese però subentrano poi le critiche relative al rispetto no dei diritti umani vista anche eh, le questioni che ci siamo dette fino a questo momento ecco secondo lei eh, da cosa è stata dovuta la, la scelta della FIFA per l'assegnazione al, al Qatar dei mondiali anche perché mi spiego meglio obiettivamente ci si è, non dico piegati perché è un termine forte, molto forte, però diciamo si è scelto un paese dove ci si è dovuti adattare e addirittura cambiare le regole del mondiale perché per la prima volta nella storia si gioca il mondiale d'inverno con tutto quello che consegue, cioè i ritmi dei campionati, le temperature altissime, insomma ci si è adattati tanto a... Il Qatar per permettere di ospitare i mondiali di calcio. Sì, diciamo che questa scelta ci restituisce la fotografia sicuramente di un calcio ormai asservito alla logica no, del business ormai il calcio non è più un semplice sport. Eh, diciamo che la decisione sì è stata subito sorprendente e molto discussa. Eh, parliamo di uno Stato appunto che non ha tra l'altro una tradizione calcistica alle spalle. Eh, non ha nulla da dire dal punto di vista calcistico. La sua nazionale non si è mai qualificata ai mondiali di calcio. Il suo campionato è molto scadente, cioè le, popolato soprattutto da vecchie glorie che vanno lì a divertirsi. Diciamo, un anno prima di, di ritirarsi, guadagnando un eh, mare di soldi. Sono succeduti negli anni: eh, Guardiola Batistuta, Guardiola quando ancora era calciatore, e, e di recente Snyder. Eh, sì, parliamo. Insomma, è uno, è un, per rispondere alla domanda, diciamo l'assegnazione sicuramente è dipesa dall'esigenza, credo sia dipesa dall'esigenza di rendere ancora di più la Coppa un, un evento sempre più globale, quindi riproponendo. Eh, quel, quello schema che era stato già ad, ad, adottato, eh, sperimentato in occasione dei mondiali del, eh, in Giappone nel eh, 2002, in, eh, in Sudafrica nel 2010, prima ancora appunto in, eh, in America e quindi favorendo anche appunto l'espansione eh, commerciale dei brand sportivi di tutto l'indotto sportivo, ma al di là diciamo di questa ricerca di popolarità globale eh, credo, credo abbia pesato anche il vantaggio innegabile di eh, come dire, di una natura compatta dell'evento, dell cioè di poterlo ospitare in pochi chilometri, cioè di fatto alla fine è stato tutto costruito eh, purtroppo con le nefaste conseguenze. Che una scelta del genere ha comportato, soprattutto i primi anni in cui c'era una frenesia di costruire tutto e subito, eh, in una sola città, appunto intorno a, a Doha, quindi evitando diciamo, spostamenti, trasferte alle squadre e riducendo questo un aspetto positivo, sicuramente l'impatto eh, ambientale. Appunto, il prezzo, eh, come, come già accennato, è stato altissimo, in quanto è, eh, parliamo appunto di un paese con una situazione a dir poco devastante dal punto di vista dei dei diritti umani, della sua legislazione eh, sul lavoro, insomma. Ecco su questo proprio volevo insistere perché diciamo che la FIFA, ma un po' tutte le federazioni internazionali, soprattutto negli ultimi anni, eh, si sono no, battute su eh, vari campi, chiaramente, varie federazioni per uh, il rispetto uh, dei diritti umani della parità di genere uh, tutta una serie uh, di diritti chiaramente uh, nel 2022 uh, sicuramente corretti ecco uh, non stride un po invece una scelta relativa eh, al Qatar per tutto quello che ci siamo detti anche perché obiettivamente le critiche maggiori arrivate al paese negli anni chiaramente perché servono anni per organizzare un mondiale abbiamo visto le immagini eh, degli stadi degli splendidi stadi costruiti praticamente nella quasi totalità eh, per sette, il sette mondiale su... eh, stride un po' no? eh, sulla, sulla scelta si è tornati un po' indietro. Sì, assolutamente. Quello, quelle purtroppo, come dicevo, sono le note dolenti. Diciamo, nel corso di questi 12 anni, e non a caso, diverse organizzazioni internazionali hanno denunciato tutte queste gravi violazioni, e appunto, tutte queste eh, violazioni dei diritti umani. Eh, Diciamo nei cantieri che erano eh, preposti alla realizzazione di queste strutture che ospiteranno i vari mondiali. Strutture non, intendo solo, non ci dobbiamo riferire solo agli stati: si parla eh, chiaramente anche di strade, di hotel, di, di un aeroporto, insomma di un'intera eh, di fatto città. È, è interessante notare come in un rapporto già del 2013 eh, Amnesty. Aveva già documentato lo sfruttamento dei lavoratori migranti in vista di questi mondiali, denunciando proprio casi di abuse, di percosse, di minacce da parte dei datori di, eh, di lavoro. Si parla nello specifico di condizioni estreme eh, di lavoro, quindi a temperature altissime che possono. Eh, sempre superiore ai 40 gradi possono sfiorare anche i 50 gradi per circa 12 ore al giorno senza possibilità di accedere alle fonti d'acqua, quindi situazioni eh, veramente estreme. Mancato pagamento degli stipendi, eh, sequestro, li, sequestro di documenti e, e passaporti, dunque restrizione alla libertà di circolazione, e, mh, tutto, come dire, tutta la decisione anche da questo punto di vista dipende sempre dal datore di lavoro che ha la possibilità eh, di addirittura di sequestrare il, eh, impedire l'uscita dal paese appunto di questi lavoratori migranti. Denuncia del 2013, che è stata poi ribadita nel 2016 sulla base di alcuni colloqui, interviste a migranti sfruttati e, e abusati anche sessualmente, provenienti soprattutto da Nepal e India, eh, si afferma letteralmente: eh, si denuncia che vengono trattati letteralmente come bovini. Ma vorrei sottolineare, eh, consentimi un, un dato su tutti, un, un dato sì. diciamo, impressionante. Se, eh, ci pensiamo soprattutto nei primi anni in cui appunto parlavo di quella frenesia di eh, costruire tutto e subito. Secondo, quindi diciamo dal 2000, l'assegnazione la, la, è avvenuta nel 2010. Eh, le cose sono un po' cambiate in meglio, sicuramente con c'è stata un'interlocuzione maggiore da parte del, de, della FIFA, quindi con Infantino dal 2016, soprattutto i primi anni. Secondo delle statistiche elaborate nel 2021, alla luce dei dati forniti dalle ambasciate dei principali paesi d'origine dei migranti, quindi India, Nepal, Bangladesh e Pakistan, dall'assegnazione appunto del 2010, sono morte oltre, oltre 6.500 lavoratori stranieri, quindi deceduti evidentemente a causa di queste condizioni di vita. E di lavoro per l'intenso caldo eh, estivo cui sono stati sottoposti. Addirittura, secondo il quotidiano eh, britannico The Guardian, che è, è stato eh, diciamo eh, colui che, eh, che, che, ha fatto, che ha tirato fuori questi dati, quindi ha fatto luce eh, su, su, questi, su questa situazione, addirittura questa cifra potrebbe essere sottostimata. Eh, da questo punto di vista direi anche nel, nel silenzio generale della nostra, della nostra stampa, comunque eh, merito sicuramente. Anche perché sicuramente. poi soprattutto eh, determinati dati, eh, determinate notizie poi come dicevamo prima non arrivano nella completezza no, eh, de, totale eh, dei numeri, c'è sempre... Qualcosa magari che non viene detto o detto eh, in un altro modo e è questo forse il lavoro eh, che ha dovuto fare e che dovrà fare la FIFA eh, per, eh, diciamo così, eh, ripulire no? eh, il, la visione. Del Qatar e di un'organizzazione del mondiale del genere, poi ne parleremo di questo aspetto. Però, diciamo per chiudere questa pagina dedicata al dialogo, anche perché la FIFA mm. negli anni, dal 2010, ha comunque intavolato un dialogo con eh, le autorità qatariote eh, per cercare di avvicinare, non dico le tradizioni ma comunque l'idea di organizzare un evento del genere eh, in, un, in un paese eh, comunque così in alcuni dettagli lontano dal nostro. Ecco a che punto siamo, eh, sono passati 12 anni praticamente, eh, cosa si è fatto e a che punto siamo e cosa si farà in questi mesi a ridosso proprio del, del mondiale? Sì, a seguito di queste pressioni a livello internazionale, soprattutto merito appunto di queste associazioni eh, internazionali, di queste inchieste portate avanti da Amnesty, da, eh, dalle, dalle varie ONG, qualcosa in effetti si è, si è mosso. Diciamo che ha adottato il Qatar delle riforme, secondo gli operatori ancora eh, insomma, il, il bilancio è sicuramente eh, non è estremamente qualcosa si è visto, eh, qualche riforma per migliorare le condizioni di, eh, di alloggio e di lavoro eh, degli, degli operai eh, ci sono state, quindi soprattutto nel eh, settembre dello scorso, di, due anni fa, quindi il settembre del 2020, è stato eh, molto mitigato diciamo, il sistema della cosiddetta kafala, che era una sorta sì. di, di forma moderna di schiavitù, che ha regolato per anni i rapporti di lavoro in, in Qatar, era un sistema che è diciamo, medievale, potremmo definire, che legava Direttamente il lavoratore al suo datore di lavoro, mm. per cui il lavoratore non poteva lasciare il proprio posto di lavoro o decidere di, di cambiarlo senza il permesso del suo datore, nemmeno subendo eh, soprusi o minacce, non poteva nemmeno decidere se e quando lasciare il Qatar, abbiamo accennato prima scelta che competeva sempre al datore di lavoro eh, che aveva appunto il, il potere addirittura di requisirgli il passaporto. Comunque, al di là di questa eh, diciamo mitigazione quasi abolizione del, di questo sistema di, di lavoro, è stato anche introdotto un salario minimo pari a circa 200-270 dollari, eh, ancora appunto molto basso eh, secondo gli operatori dei diritti umani, e diciamo in generale la discriminazione ancora eh, potremmo dire che resta, in quanto ancora la cittadinanza per molti di questi eh, migranti è un miraggio, si può ottenere quasi esclusivamente in via, eh, in via ereditaria. Anche perché eh, a proposito di eh, diritti umani eh, ci sono no, eh, degli episodi precedenti. Io ricordo eh, una finale di Coppa Italia molto contestata in Arabia Saudita con eh, il divieto d'accesso allo stadio per le donne, poi il dietro front sotto pressione chiaramente del, uh, delle federazioni internazionali ecco uh, diciamo tutto quello poi che ci siamo detti in questa uh, chiacchierata stride un po no? con lo spirito soprattutto dei mondiali ok il calcio è diventato un business lo abbiamo visto sì. anche con la questione legata alla Superlega, con la questione uh, legata anche alla situazione post covid però diciamo che probabilmente non basta un mondiale per ripulirsi, diciamo così eh, da anni di, di soprusi. E di questo volevo parlare, perché c'è un neologismo a livello internazionale in inglese che si utilizza eh, per questa pratica, ovvero lo sport washing, eh, che eh, appunto rappresenta un po' il appunto, come dice la parola, il ripulirsi l'immagine attraverso lo sport. Secondo lei, avvocato, ecco, intanto ci spieghi di che si tratta lo sport washing per i nostri telespettatori e poi eh, si sta tentando di eh, attuare una politica di sport washing? Sì, assolutamente. Ormai è una pratica, diciamo che questa dello sport washing è diffusa, adottata principalmente appunto dalle monarchie del Golfo e eh, anche da stati esterni come l'Azerbaijan da, da ormai quasi vent'anni. Lo sport washing è una strategia, come accennato, eh, usata da stati e governi che sfruttano appunto, lo sport per rendere moderna la propria immagine, appunto, per ripulirla e soprattutto far distogliere lo sguardo appunto, dalla situazione, pessima situazione dei diritti umani nel proprio paese. Come può avvenire? Può avvenire o tramite l'acquisto di squadre di calcio, eh, ne abbiamo avute di, di, eh, di esempi, ne conosciamo, tramite l'organizzazione di eventi o di sponsorizzazioni eh, degli, degli stessi. Che succede? Tramite diciamo, queste cosiddette operazioni soft power, nel corso eh, del tempo, insomma, gli stati si dimostrano, e questa è la forza appunto di questa strategia, capaci, e, e, come dire, essere in grado di organizzare degli eventi, dei buoni eventi internazionali, proiettando conseguentemente un'immagine ripulita, quindi sì. più democratica, più aperta, più attenta in apparenza appunto ai diritti eh, rispetto alla, alla realtà. Eh, pensiamo insomma che anche non solo eh, rimanendo e andando oltre diciamo, l'ambito eh, calcistico, insomma, sono, stati anche sono stati organizzati da questi paesi anche altri eventi eh, di altri sport. Pensiamo anche gare di automobilismo, di motociclismo. Insomma, quindi è, è una strategia che è, è, è attecchisce tantissimo in quanto anche uh, ci sono anche varie eh, motivazioni, eh, c'è eh, diciamo Però poi le faccio la faccio terminare. Eh, sì. Diciamo che però in questi eventi, no, la Formula 1, la MotoGP, non c'è stato forse un interesse mediatico di questo tipo, forse per l'impatto anche a livello globale? Forse per l'impatto a livello globale, forse perché appunto il richiamo era minore, mm, eh, non lo so, insomma credo che ci siano comunque... Eh, Credo che, che ci sia anche di, di fondo un'idea, eh, ne parlavo tempo fa con, con un amico. Partendo da dall'idea che lo sport non deve mescolarsi diciamo, con la politica, eh, tra l'altro eh, eh, affermato da Bernie Eccleston di recente, un, il più famoso imprenditore della, della Formula 1, Diciamo che in questo senso come dire, si preservano eh, tutte queste eh, manifestazioni, si riesce a celebrarle, quindi eh, andando anche oltre appunto tutte quelle che sono appunto le criticità eh, del paese ospitante. Diciamo che questa è un'idea. Il fatto che la politica non debba mescolarsi con eh, la, lo sport non debba mescolarsi con la politica e quindi che persone appassionate e tifose siano quasi infastidite diciamo, da queste interferenze nella fruizione dello, dello spettacolo sportivo, che ha origini molto. Eh, ben più lontane, diciamo sopravvive possiamo citare le, i mondiali rimando sul, sul calcio, insomma i mondiali del 78 in Argentina che, non, che coprirono di fatto i massacri del, eh, di Videla, eh, quindi eh, i luoghi di tortura allora erano a poche, centini, a poche centinaia di metri dal, dallo stadio ma possiamo anche eh, passando e eh, parlando di altri sport come il tennis pensare alla famosa finale di Coppa Davis eh, sì. tra l'Italia e il Cile nel 73 si disputò a Santiago in quello stesso stadio in cui Pinochet aveva tenuto prigionieri gli oppositori del colpo di Stato ai danni di eh, Salvat Salvatore Allende. No? Allora ci fu anche la, la, eh, la, il gesto di Panatta, eh, si, eh, si ricorderà sicuramente di Bertolucci, che in segno di, di solidarietà eh, con gli oppressi e quindi di protesta verso il regime di Pinochet, scesero in campo con una maglia, con una maglia rossa. Sì. Da questo punto di vista, eh, Riccardo, consentimi... Eh, un, un, commento, un commento a margine cioè un, eh, mi verrebbe a dire che ogni epoca ha i, i campioni che si merita, nel senso che oggi un gesto di questa portata, diciamo così coraggioso io non me l'aspetterei forse da, non lo so, da nessuno, comunque mm. non so forse ci fosse un Marchisio o un uh, Tommasi se ancora giocassero eh, potrei segnalare dei eh, ricordi, dei gesti recenti appunto isolati, penso a Antoine Griezmann che è mm. Eh, calciatore francese è stato da sempre sensibile a certe tematiche sociali eh, e ha deciso di rompere il suo ricco contratto di sponsorizzazione, tra l'altro qualche anno fa di recente, con l'azienda tecnologica Huawei in segno di protesta con la repressione politica attuata dal governo cinese sì, nei confronti sì. di una popolazione eh, di una regione autonoma a nord della Cina. O ancora eh, pensiamo anche al rifiuto di Roger Federer di partecipare a un ricco torneo proprio in Arabia. Eh, Proprio pochi eh, mesi dopo insomma, quel barbaro omicidio del giornalista saudita eh, dissidente Yamal Khashoggi, cosa esempio che purtroppo virtuoso non è stato purtroppo seguito dalla nostra Lega di Serie A, che proprio sì. in quel periodo decise di, appunto, come accennavi, di celebrare eh, a Jeddah la, la Supercoppa di Juve esatto. Milan, la prima insomma di, di altri. Quindi... Ecco. Avvocato, appunto per chiudere no, la nostra chiacchierata, eh, c'è una frase eh, forse che eh, dice tanto di Nelson Mandela, lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ecco, diciamo che la lettura di questa frase io la vedo sia sul lato positivo sia sul lato negativo, cioè ha il potere sicuramente di cambiare il mondo in positivo per... La grande, per il grande impatto mediatico che lo sport ha, soprattutto il calcio, però forse anche vista in aspetto negativo, cioè lo sport ha il potere di cambiare il mondo anche alle volte in negativo con il business qu al quale siamo abituati ormai. Eh, sì, diciamo esatto. Nel senso bisog bisognerebbe sfruttare diciamo, questo potere unico del, che ha il calcio nei confronti dell'opinione pubblica internazionale, il, dei, diciamo, dei, dei giornalisti come dire, si spaventano tutti. Quindi, insomma, si deve fare attenzione a che eh, questo rispetto presunto. Questi eh, diciamo, eh, provvedimenti che sono eh, comunque stati adottati che dobbiamo eh, ricevere e dobbiamo eh, sicuramente eh, approvare, insomma, e, e salutare con eh, credo, che, credo che, non, che, che perché non vengano che non siano considerati dei, dei provvedimenti di eh, facciata temporanei è necessario sicuramente eh, monitorare, monitorare quindi tenere sempre gli occhi aperti, evitare che tutti, eh, come dire, dal giorno dopo, eh, da quando eh, eh, si spegneranno i riflettori su Qatar 2022, possano riproporsi quegli abusi. Quindi certo. continuare a monitorare da parte di tutti, da parte delle Nazioni Unite, da parte della società civile, delle associazioni per i diritti umani, appunto all'opinione pubblica tramite queste eh, campagne di sensibilizzazione e chiaramente da parte delle istituzioni sportive, quindi della, eh, della FIFA. Chiaro, lasciare diciamo, un'eredità mm. positiva a quello che esatto, sì. eh, è poi successo a Qatar eh, 2022, se così si può dire. Grazie, avvocato Zoccali per la chiacchierata, come sempre. Grazie. Eh, ritrovarci, grazie, a grazie, a grazie, buon lavoro. Grazie, grazie, buona giornata. E allora abbiamo parlato appunto di questo evento a livello globale che interesserà milioni di persone sia uh, sul fronte uh, economico, sociale, di persona collegati da uh, tutto il mondo e vedremo che eredità lascerà appunto uh, Qatar uh, 2022 questo mondiale, ricordiamolo, invernale. E allora noi ci fermiamo con Cartellino Verde che torna la prossima settimana, sempre su Cusano Italia eh, TV, eh, sul palinsesto, appunto della eh, nostra televisione. Noi chiudiamo qui, io chiudo qui alla prossima settimana. Un saluto da Riccardo Borgia.